Tutti fisicati sono sti ragazzi, ma... Bella Dolphins, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi torniamo con un nuovo episodio della Asylum Challenge e mi fa ridere Rafael che finalmente si è vestito. Grazie ragazzo, molto 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 gentile, veramente. La nostra Shay sta facendo le ninne. La cara Leslie va al bagno, ma evitiamo di guardarla e di seguirla. Ciao Shay, come va? Come va? Fai le ninne, tutti fan pisolì. Ragazzi, ma che fisico c'ha Frank? Ciao ragazzo, ciao. Ok, gli altri dove sono? Ah, Frank dorme, Rafael dorme. C'è Naya Stone che è rossa. Oddio, che sta dentro un divano. Naya, già ti sei ripresa? Uè. E guardi la TV. Ma perché non vai a dormire se sei stanca? Poi abbiamo il nostro... tutti fisicati sono sti ragazzi, ma... Beh, giustamente non hanno niente da fare. Dove vai? Da Rose? Ti piace Rose per caso? Ma io credo che Rose piaccia a Rafael. No! Oh wow! No, non ti piace proprio! Ma non c'è bisogno che ti incazzi per ora! Sei zitto, stupido, che cosa strilli come ti permetti? Ragazzino, che cosa vuoi? Quando io avevo i soldi insieme a mia sorella a casa mia, te ne eri manco nato, forse l'hai capito. Mi è piaciuta, bravo! Che ha quella roba? Le pillole! Beh, Rose non è. Ma mi sa che ti piace, però non arrossisci. Aspen, che fai? Me do perché è arrivato Rafael, mo questo ci prova sicuro. Rafael mangia però. Ma che volevi? Solo fandavi Aspen? Acquisita l'abilità di ballo da Aspen e acquisita abilità di milizia da Leslie. Perfetto. Questa parla da sola, lui si è buggato un pallato. Ma torniamo dalla nostra cara Shay. Ehi Shay, dai però, alzati, non puoi stare tutto il giorno, sono le 14. Volendo possiamo anche uscire perché dalle 15 alle 10... No. Porca... Dalle 7 alle 17 possiamo uscire e andare in giro, però insomma, sono le 15 adesso. Dove vai? Vabbè, basta dormire, basta che mi servi per creare un bellissimo secondo episodio, ragazza. Sì, ragazzi, mi avete seguito negli ultimi episodi di Shay Vita Universitaria. Sapete bene che arriverà a breve il compleanno di Shay. Che c'hai? Che c'hai? Sei tesa? Sei concentrata? Che cos'hai? Allora, lei vorrebbe leggere qualcosa, andare a nuotare. E tesoro, registra un video con drone, non t'è possibile, mi dispiace. Allora, vuoi leggere qualcosa? È facile, anche se dovresti fare un attimo amicizia. Leggi un libro. Vai, quello dei vampiri, Enciclopedia Treccanini 1. Treccani, Treccanini, è fantastico. Strepitoso. Ma tu sei tutta concentrata, tutta pompa quando cammini, ma dai! Ma non t'ha buttato giù per niente sta questione? Dov'è a leggere? Di fuori perché è una bella giornata e fa caldo, sei fantastica. Ma non avrei potuto pensare di meglio, veramente. Non è vero, ok. Come non detto, se ne vai in piscina a leggere, in piedi, giusto? No, vabbè, scusate, raga, guardate Naya. Ah, questo è l'abbigliamento per quanto riguarda il bagno. Naya. Sei vestita e non c'è il sole. Ma hanno anche scarabocchiato tutti i muri, hanno rotto un tavolo. Ah, va bene, ma siete degli inquilini fantastici proprio. Shay ha letto che alcuni vampiri sono stati visti tramarsi in pipistrelli. Fico. Rallegriamo Naya intanto, così magari ci facciamo un po' amicizia, nella speranza che non ci stucchi il sangue di notte. Con sta musichetta inquietantissima. Ah, Gorba. Kimba. Ma quindi tu sei una vampira? Sai che stavo a leggere adesso un paio di cosette? Nel senso, ma posso stare tranquilla? Ah, ok. Questa cosa è preoccupante. Io sono mezza matta, questa è strana. Lamentati della torta alla frutta perché a Shay non piace, non piace a nessuno la torta alla frutta. Chi cazzo piace la torta alla frutta? Fa schifo la torta alla frutta. Mi sembra quello di Looney Tunes. Giocava a pallacanestro, ma già fatto a pallacanestro, mi piace la pallacanestro. Beh, sì, qui c'è un sacco di robetta per analizzare i batteri. Così, così.
Te invece pensi ai tramezzini, anche se invece dovresti bere sangue. Naya? Ma te ne stai andando? Sei andata? Non è importante, io posso... Ah no, ma stiamo parlando con qualcun altro? Con chi stiamo parlando, scusami? Chiacchiera con Leslie. Ok? Oh my god, Will Simon, ragazzi! Ed ecco da dove viene il nome Simon State Asylum. Allora, ho saputo che al Lounge Bar si sta svolgendo la vetrina dei talenti. Prepariamoci una figuraccia imbarazzante. Allora, è già successo una volta, ma anziché al club Calico, non lo so, l'abbiamo fatto all'Orchidea Gogo, se non ci parlo. No, al Lounge Mirastelle. Sì, al Lounge Mirastelle. E, ma mi sembra una grandissima presa per il c***o, visto che comunque è il tuo, gli orari li sai, e maledetto. Basta, dico solo questo. Sto organizzando una festa di beneficenza a cui desidero invitare i sim filantropi di ottima reputazione come te. Sarai dei nostri? Ma mi per pure te? Cioè, no, tanto per capire, perché non è chiarissimo. Ma anche questa volta perderemo l'occasione, perché a nulla. Ehi Leslie, come va? Mia madre continua imperterrita e non ci molla. Se ci sei attaccata al collo e lì resta. Ehi, ho bisogno di uscire un po' di casa. Ti unisci a me per una cena qui al Diamond Resort del Sol? Fantastico lotto di Crystal Lake. Ragazza, veramente fantastico. E continua però a non capire che io non posso uscire. Evidentemente è qualcosa di molto molto importante, ma non ci è dato sapere cosa. E le regole del Simon State Asylum sono chiare. Fania, penso di andare al Festival delle Spezie. Ho voglia di provare il pho. Ti andrebbe di venire con me? Grazie Fania, ma a nulla. Ecco anche Naya che torna tutta... Oh, Naya... Ah, ok, non guarda, mi guarda Leslie, bene. Con quei canini che spuntano. Mi state prendendo in giro! Marta Dodaro, ultimamente non riesco a smettere di pensare a te. Ti va un appuntamento a cena qui, Bubble Porter? Fantastico lotto, grazie Cherry Blossom Channel per averlo creato per me. E Marta, sta cosa mi preoccupa, ma mi prendi in giro? Cioè, ma che ti manco fino a questo punto proprio anche un po'... onorata, cioè proprio lieta, ma non, sai che non posso uscire, lo sai bene? Anche Rose Langrab si fa un bagnetto con tutto il cappello, non si levano manco il cappello, ragazzi. E Rose ha acquisito l'abilità di forma fisica. Perfetto, Shay. Dove sei, Shay? Andiamoci a mangiare qualcosa e poi vediamo che cosa ci ha assegnato Joshua Stone per quanto riguarda... butta il cibo variato, maledizione. Per quanto riguarda quello che dobbiamo fare per poter uscire da qui. Fai un passo veloce, patatine, sbrigati perché dobbiamo vedere. E ragazzi, manco a tutte le mie amiche, tutte, non ne manca nessuno. Manca solo Sia Savalani. Perfetto. Allora, Shay, ho saputo che in città c'è un circo di fama mondiale solo stasera. Andiamo a dargli un'occhiata. Allora, intanto ti dovresti vergognare per quello che mi hai chiesto. No, ma io, vabbè. Shay, hai passato due episodi a cucinare e a guardare gente che cammina nuda in giro per casa. Quindi, insomma, bel vedere, perché non ce n'è uno con la panza, raga. Pure Eddie Longo che sta avanti con l'età, pure un bel signore, insomma. Dov'è? Cioè, Rafael è il mio preferito, lo adoro, e intanto abbiamo raggiunto il livello 2 di alta cucina. E Rafael sta stranito. Una cifra. Ah, non gli piace Eddie Longo? Andiamo a vedere che cosa ci ha dato da fare il nostro caro Joshua Stone. Inizia 3 dipinti con lo stato emotivo ispirato. Clicca sul cavalletto, quindi scegli un tipo di dipinto e la dimensione. Per aggiungere l'ispirazione, fai una doccia riflessiva, leggi un libro o svolgi un lavoro creativo. Ah, dobbiamo anche cercarci un lavoro, tra l'altro, sono le 20. E, come dicevo prima, appena ho iniziato l'episodio, ragazzi, domani è il compleanno di Shay. Festa di compleanno, evento normale a Safe Cay. Ovviamente lo dobbiamo eliminare e lo dobbiamo aggiungere di nuovo perché non viviamo più a Safe Cay. Quindi, bella così, evento organizzato, adesso mangia. No vabbè raga, ma ero sul serio. E fai una doccia riflessiva, vediamo se ci acchiappa l'ispirato. L'incendio è terminato da un paio di giorni, insomma. Sensazione di tristezza, perché stanno rinchiuso qui e te pia male, giustamente.
come darti torto? Ecco, perfetto, tu ti pulisci tutti i piatti del caso, come al solito. Vabbè, mi ricordo anche nei primi episodi che ti ho chiesto di pulire i bicchieri, ma hai pulito tutta casa, se no a dormire tipo dopo 4 ore e 20, ma che ricordi, ragazzi, che ricordi. Bello, comunque stavo guardando, mentre lei fa la doccia ispirata, stavo guardando i primi video. Io, ragazzi, vi chiedo veramente perdono dal più profondo del cuore e vi dico che quello che avevo era veramente poco a disposizione e ci ho pensato un anno prima di aprire il canale, ci ho pensato una cifra perché non volevo aprire. Dicevo, ma che cazzo sto, cioè, ma non ce la farò mai, ma dove vado? Ma ho detto, lo sai, ti dico, oh! A parte che Shay è malata e c'è tipo un'orticaria in corso, in pieno sfogo. Mannaggia. Vabbè, dicevo non lo volevo aprire e ve volevo chiedere perdono per quanto riguarda la qualità video, la qualità audio, le prestazioni del mio povero computer a manovella e un sacco di altre cose. Quindi mi dispiace, sinceramente. Rivedendo poi comunque la qualità che ho adesso, il microfono fa sempre cagare perché comunque mi crea problemi, funziona due volte sì, una no, lo devo cambiare, ma ho improntato i miei risparmi per quanto riguarda la scheda video, una bella GeForce. Niente, vi volevo solo chiedere scusa perché mi dispiace per quello che ho fatto veramente. Cioè, io ieri ho rivisto un paio dei primi episodi, li volevo cancellare. Perfetto, siamo ispirati. Scendiamo subito. Ne devo fare tre. E visto che sono piccoli, ci mettiamo un attimo, ci dovremmo mettere, giusto? C'hai tipo il 10 di abilità di pittura? Com'era? 8? Carisma 10, fotografia 5 che è il massimo, pittura 10. Cioè ci dovresti mettere tipo un secondo e mezzo. Che cos'è? Non l'ho mai visto questo quadro. Dai, papà e bambino a pesca. Ma carino. Vabbè, la lascio dipingere quanto ha fatto, poi torniamo. Ok, abbiamo quasi terminato. Intanto Rafael ha raggiunto il livello di forma fisica numero 3. Ok. Mamma mia, ragazzi. Allora, è sabato e mezzanotte 10. Ok, a mezzanotte 10 ho perso mezzanotte, ma posso aprire gli inventari degli altri tenendo il gioco in pausa. A parte il fatto che ci sta a morire Eddie Longo, guardate che occhi. Infatti, che cos'è questo? Fai stretching. Ma vai a letto. Allora, tu non hai niente. Perfetto. Rose ha dei panni sporchi nell'inventario. Li vendiamo. Sì. Perfetto. Poi Leslie non ha niente, Aspen non ha niente, Madonna, Naya Stone c'ha tre ceppi per coltelli, di cui due li vendo e uno me lo tengo, lo mettiamo in cucina perché è carino, iniziamo a decorare un po'. Ok, e questo lo mettiamo nell'inventario di Shay e poi vedremo insomma come metterlo, poi in off camera lo metto. E Rafael pure ne ha altre due che vendiamo perché. Wow! Altri 20 fatti. Siamo arrivati alla bellissima cifra di 214 simoleon. Porca puttana. Ed è, so veramente pochi. Allora, perfetto, andiamo in play. Shay ha finito. Wow! Quanto costa? 678! Ce lo possiamo vendere, ma è troppo carino. Questo è il primo quadro, ragazzi, lo teniamo. Faremo la fame per un attimo, ma questo lo teniamo e lo. Appena il muro. Degna de grazia, ok. Questo lo mettiamo qua. Dipinto surrealista, sempre piccolo, così riesci un po' a sbrigarti. Anzi, guarda, vado sopra e in cucina ci appoggio questi intanto. E credo che li metterò qui. Ecco, sono venuti storti, ma vabbè, non è un problema. Shay è stanca. Ha dormito tutto il giorno e Shay è stanca. Leslie è ancora infetta. La Salem Challenge però non prevede problemi di questo tipo. Cioè, questa infetta io gli posso dare il siero? Come si chiama? Chiacchiera con Rafael mentre dipingi. Vabbè. Glielo posso dare tipo il coso? Il vaccino? Oh! Che vuoi fare? Va a guardare la gente di notte mentre dorme? Fai paura. Ecco ragazzi, mo iniziamo un po'. Qualcuno prima o poi ci lascerà? Ne so più che certa di sta cosa. Rafael, però, io sei tanto. Sei carino, una cifra, ma non puoi. Guarda le occhiaie che c'è Rafael. Va a dormirsi. Dai, dipingi, che abbiamo quasi finito la prima parte d'aspirazione, forza.
Sbrigati. Da non ripetere per Frank Sol, da non ripetere per Aspen, per Leslie, per Naya, per Eddie, per Rose, per Rafael. Perfetto. Abbiamo un branco di animali al posto di persone. Questa prima entra in camera di Frank a spiarlo, ora se ne va a letto tutta storta. No, panna a letto si riprende. No, si blocca. Rega Leslie è rotta, è come Rose. Sta in play, oh, Leslie c'ha dei serissimi problemi e anche Shay, vista la miniatura. Ragazza, stia malissimo. Yeah! Allora, questo orribile quadro costa la vale la bellezza di 662 simoleon. E la prima cosa che fai è venderlo a un collezionista. Così arriviamo a 7800, a 826 simoleon. E belli levatevi. Andiamo a dormire oggi. Oh, guarda che culo nella tua camera libera! Corri, corri, va a dormire, corri! Sbrigati! Sono le 2:40. Dai, che domani è il tuo compleanno! E, i nostri cari ragazzi, ecco, Leslie è l'unica rimasta fuori stanza e adesso andrà a rompere le scatole a tutti. Già la vedo, infatti, guarda, guarda. Oddio. Aspen ci ha ripensato. Aspen sta bene, è verde. E Leslie è inquietantissima. Ma di tanto. Ma proprio di una cifra. Gli è partito un ictus a Leslie. Oddio, santissimo, ragazza. Se sei brutta. Eppure mi sembravi tanto carina quando ti ho presentato l'altro episodio. E con Leslie, a cui è partito un enfisema, io ragazzi vi saluto e vi ricordo che se non l'avete ancora fatto, vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale, attivare il campanaccio, lasciare un commento se ti va. Non sta per niente bene sta ragazza, c'ha dei serissimi problemi. Anche se secondo tanti potrebbe pure stare una crema, io non capisco un cazzo, ci sta una bomba, che ne sa. Vabbè raga, io vi saluto, vi ringrazio e se becchiamo al prossimo video. Bella a tutti!